conclude oggi il ciclo di letture realizzate per l'iniziativa Piccoli Musei Narranti dell'Associazione Piccoli Musei. In quest'ultima lettura vi racconteremo della professione dell'oste, che potremmo dire essere uno dei mestieri più antichi al mondo. Dunque, mettetevi comodi, preparatevi un bicchiere di buon vino rosso e seguiteci nel prossimo racconto dal titolo L'oste, tratto dal libro Zoccoli, bullette e mani per lavorare, i vecchi mestieri raccontati dai nonni di Castelnuovo, realizzato da Paola Vigni in collaborazione con la classe quinta della scuola Mazzei e con il patrocinio del comune di Castelnuovo Bernardenga. A Castelnuovo c'erano varie osterie e fra queste ricordiamo quella di Torquato Mazzei, posta dove adesso si trova la Cassa di Risparmio di Firenze. Alla destra dell'attuale bar centrale c'era invece la Mescita di Vino, di cui non conosciamo il nome del proprietario. L'osteria era il luogo in cui si ritrovavano, dopo una giornata di lavoro, gli uomini del paese. Lì parlavano, giocavano a carte e bevevano il vino. L'oste lo mesciava da contenitori di varie misure, 2 litri, 1 litro, mezzo litro, 1/4 di litro o 1 decilitro. A volte, nella medesima bottega, si poteva mangiare qualche semplice pietanza o acquistare del vino da portare a casa. Accadeva spesso che gli uomini di Castelnuovo, dopo un pomeriggio domenicale trascorso in osteria, ritornassero alle loro abitazioni un tantino alticci.